abbraccio simbolico, un grandissimo applauso, Giorgia Meloni. Buonasera Presidente, e con grande piacere che questa piazza si è scaldata nel vero senso della parola in questa ora che ti attende, ma nessuno si è mosso da quella sedia, tutti aspettavano te. È con grande piacere quindi che sono pronto a darti la parola appena qualcuno trova una bottiglietta d'acqua per il Presidente. Sono giornate difficili, sono giornate caotiche in Parlamento, c'è una campagna elettorale importante alle porte, si vota in 7 regioni in Italia e quindi comprendiamo perfettamente, e per questo ancora di più ringraziamo Giorgia per essere qui questa sera. È la 10ª edizione, lo ricordo, di Notte di Mezz'estate e con grande afflato facciamo un grandissimo applauso. Dunque le bandiere, Giorgia Meloni. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie per la pazienza, purtroppo le mie giornate sono un po' quelle che sono, esco adesso dalla registrazione una trasmissione televisiva, giornate diciamo molto lunghe, molto complesse. E di solito quando abbiamo organizzato questa manifestazione lo abbiamo fatto per augurarci buone vacanze e poi puntualmente le vacanze non le abbiamo fatte, però gli auguri sì, è anche quello che accadrà quest'anno, in cui sono contenta di vedere questa piazza, tra l'altro in un posto che mi ricorda manifestazioni che organizzavamo credo nel 92, 93, 94, quindi voglio dire, no, in qualche maniera la continuità del lavoro, ricordo quando insomma il palco lo dipingevamo a mani nude e qualcosa è cambiato in questi ultimi, non so, 30 anni, nei quali la destra italiana ha avuto le sue vicissitudini, le sue difficoltà, i suoi cali, e poi grazie al lavoro di tante persone che sono anche in questa piazza ha piano piano ricostruito, ha ricostruito partendo da niente, ha ricostruito credendoci, ha ricostruito quando in tanti non credevano più che potesse esistere un partito che rappresentava la destra italiana, che quel partito potesse essere competitivo. Noi abbiamo stretto i denti, siamo andati avanti, abbiamo sacrificato tutto quello che potevamo sacrificare del nostro tempo, delle nostre passioni, dei nostri sogni, della nostra quotidianità, e se oggi siamo qui e l'Italia deve fare i conti con il partito della destra italiana, che è probabilmente attualmente il terzo partito italiano, è grazie al lavoro che abbiamo fatto. E dobbiamo esserne fieri, perché non era scontato, dobbiamo esserne fieri perché è stato il lavoro al quale tanti di voi hanno partecipato con i propri sacrifici, le proprie difficoltà, è stato per noi un anno entusiasmante, se non fosse stato perché per il fatto che è stato un anno drammatico per la nostra nazione, ci sarebbe da gioire, non possiamo farlo perché per noi il futuro dell'Italia viene ed è molto più importante degli interessi del nostro partito, però sicuramente Fratelli d'Italia ha raccolto in questo ultimo anno i frutti di un lavoro che ha fatto per tanti anni, tante battaglie che abbiamo portato avanti sapendo che sarebbe arrivato un giorno in cui il popolo italiano avrebbe guardato a noi come a un partito serio, partito fatto di persone coerenti, di persone che non si vendono per una poltrona, di persone che sono disposte a fare il percorso più lungo, che non prendono scorciatoie e che un giorno arriveranno al governo, ma quando arriveranno al governo ci arriveranno per cambiare le cose, non per sopravvivere, non per mantenere una classe politica, ma per difendere questa nazione, perché per noi l'Italia viene prima di tutto. In una nazione nella quale per le forze politiche l'Italia non viene prima di tutto, ha fatto scalpore. Che io ieri abbia detto durante le trattative del Consiglio europeo sul Recovery Fund, beh, se Conte difenderà l'interesse italiano, noi ci troverà al suo fianco. Dice, incredibile, la Meloni al fianco di Conte, no, la Meloni al fianco dell'Italia.
perché per noi l'Italia viene prima di tutto. Noi non siamo come la sinistra. La sinistra a parti invertite non avrebbe tifato per noi. Se a fare le trattative in quel Consiglio europeo ci fossi stata io, state certi che la sinistra non avrebbe tifato per noi. Ce li ricordiamo quando gioivano perché al G8 era stato consegnato un avviso di garanzia a Silvio Berlusconi, come se questo non comportasse una figuraccia per l'Italia. Ma noi non siamo così. Per noi l'Italia viene prima di tutto. E certo che tifiamo sempre per la nostra nazione. Poi vorremmo che fosse rappresentata da persone migliori, vorremmo che fosse rappresentata da un Presidente del Consiglio che non sta lì per un capriccio della storia tirato fuori dal cilindro nell'ennesimo inciucio di palazzo. Avremmo voluto che ci fosse lì un Presidente del Consiglio che avesse la forza di una legittimazione popolare. Continuiamo a batterci perché gli italiani possano avere presto libere elezioni e scegliersi i propri rappresentanti, perché siamo noi quelli che stanno facendo le battaglie per la democrazia in Italia, non altri. Altri tramano. L'ultima trovata della sinistra è che mentre noi rischiamo che il 40% delle aziende italiane non sopravviva, mentre rischiamo una vera e propria ecatombe occupazionale, mentre abbiamo il terrore tutti quanti di un altro lockdown, mentre siamo lì appunto a combattere con i fondi europei ci sono, i fondi europei non ci sono, sapete di che cosa si stanno occupando? Della legge elettorale. La sinistra vuole accelerare su una nuova legge elettorale che vogliono provare ad approvare i primi d'agosto, confidando nel fatto che magari gli italiani cercano un po' di spensieratezza e quindi non se ne accorgono. E che legge elettorale stanno proponendo? Proporzionale, puro, che vuol dire l'impossibilità di avere una maggioranza coesa, e addirittura una legge nella quale tolgono il vincolo di qualunque coalizione, ovviamente se non proporzionale, l'indicazione del leader del partito e pure l'obbligo di presentare il programma. Cioè vi dicono venite a votare, ma i parlamentari l'hanno scelti loro perché l'hanno messo in una lista bloccata. Le alleanze voi non sapete quali sono, quali siano. I capi del partito neanche e il programma nemmeno. E che andate a votare a fare? Vi rendete conto del delirio? Tenersi le mani libere su qualunque cosa. Giocare con la democrazia, fregarsene di quello che vogliono gli italiani e occuparsi solo, sempre ed esclusivamente della propria poltrona, dei propri interessi e dei loro amici, degli amici, degli amici, degli amici. Questo è quello che la sinistra sta brigando per fare. E bisogna essere concentrati, perché se noi consentiamo che questo accada, se noi ci giriamo dall'altra parte, perché il tema delle leggi elettorali è sempre un tema che gli italiani mi sembra secondario, e non lo è. Signori, è finita. Voi non avrete più la possibilità di scegliere un governo, di sapere quando andate a votare quali saranno le alleanze che si fanno in Parlamento. Voi non avrete più la facoltà di decidere per niente, noi non avremo più la facoltà di decidere per noi. Quello per cui lavora Fratelli d'Italia è diametralmente opposto. Noi vogliamo che gli italiani decidano tutto. Guarda un po'. Dal singolo parlamentare, perché noi siamo pure per il voto di preferenza, obbligo di indicare le alleanze, obbligo di essere vincolati al proprio programma ed elezione diretta anche del Presidente della Repubblica. E poi voglio vedere se ci arriva Romano Prodi a fare il Presidente della Repubblica se lo scelgono i cittadini. Sono due modelli distinti e contrapposti. Da una parte quello che si occupa di difendere l'elite e dall'altro quello che si occupa di difendere i bisogni dei cittadini, che è quello che abbiamo fatto anche in questi mesi. Non vi fate abbindolare da quelli che dicono opposizione irresponsabile. No, siamo stati noi quelli responsabili, siamo stati noi che abbiamo formalizzato centinaia di proposte per aiutare le famiglie, le imprese, gli artigiani, i commercianti, per aiutare chi scivolava sotto la soglia della povertà.
proposte serie, concrete, codificate, con le coperture economiche, sono state puntualmente gettate nel cestino. Non è stata accolta neanche una. Abbiamo dovuto fare la battaglia perfino per prevedere un fondo che finalmente raddoppiasse le pensioni di invalidità che sono state pure dichiarate incostituzionali, per quanto sono ridicole a 280 euro al mese nello stesso Stato che dà 780 euro di reddito di cittadinanza a gente che spaccia la droga oppure più di 1000 euro a un immigrato richiedente asilo. Le abbiamo fatte noi queste battaglie, e tante altre proposte serie. Tante altre proposte serie. Ieri c'è stato il versamento delle imposte. Certo, perché loro se i soldi li devono dare, vedi la cassa integrazione, non arrivano mai. Se li devono prendere, li prendono subito. Ma come si fa a chiedere di pagare le imposte a aziende che non hanno praticamente fatturato nulla? Anche qui le nostre proposte le avevamo fatte, l'unificazione degli anni fiscali, avevamo detto consideriamo il 2019 e il 2020 come un unico anno fiscale, le tasse si pagano a giugno 2021 e si fa un calcolo complessivo di come sono andati questi due anni, così compensi quello che hai guadagnato nel 2019 e quello che hai perso nel 2020. Vi sembra una proposta surreale? Gettata nel cestino. Abbiamo detto diamo una mano a chi oggi riesce a fatturare, perché possa avere un contributo vero a fondo perduto, perché diciamoci la verità, dare 1000 euro a chi fattura 60.000 euro l'anno di fondo perduto vuol dire fare l'elemosina oggettivamente, non è che ti risolve il problema. Abbiamo detto chi ha perso almeno il 25% del fatturato rispetto all'anno precedente si può trattenere l'IVA che emette fino al 50%, al 50% fino a 100.000 euro, segnale importante verso chi si rimette a lavorare. Abbiamo fatto le proposte sul turismo. Anche lì, zero, abbandonati gli operatori del turismo, abbandonati gli albergatori, niente, anche quelle gettate nel cestino. Abbiamo fatto proposte sulla famiglia, abbiamo fatto proposte anche per i più deboli, niente, non è stato accolto niente, perché loro erano in altre faccende affaccendati. Di che si occupava il decreto rilancio? Ve lo dico io, di marchette, marchette, i bonus, le assunzioni, i consigli d'amministrazione, le consulenze, 2.400.000 euro di consulenze del Ministro dello Sviluppo Economico. Ma sai quanta gente, quante imprese si salvi con 2.400.000 euro? Molte più di quelle che salvano i consulenti del Ministro dello Sviluppo Economico. 100 addirittura c'erano, questa è una battaglia vinta, ringrazio i nostri membri in Commissione Bilancio, c'erano 100.000 euro di biglietti in business class per andare all'Expo di Dubai. Decreto rilancio, i biglietti in business class. E poi Di Maio che assume la gente all'ICE, perché pure lì dice che ci sono rimasti i compagni delle elementari, quelli degli anni ai medi, ci ha sistemati tutti il liceo, non mi ricordo se l'ha fatto, ma gli mancano sicuramente quelli delle elementari. E poi ci stava le fondazioni, le iniziative speculative del Ministero di tutto, nel decreto rilancio, e poi i bonus, il mitico bonus monopattino. Dice il bonus monopattino serve per decongestionare i mezzi pubblici, così la gente va a lavorare col monopattino. È arrivato il sindaco Raggi, che ci offre sempre dei grandi spunti, che ha fatto tutto questo incentivo dei monopattini. Io ho detto al sindaco Raggi, cara Virginia, tu abiti a Ottavia, ok? Perfetto, ti sfido ad andare da Ottavia al Campidoglio in monopattino, così vediamo se la gente in monopattino a lavorare ci va. Perché una cosa è che tu fai le norme per quelli che lavorano a Via del Corso e abitano a Piazza di Spagna, una cosa è che dici ai pendolari che devono andare a lavorare col monopattino, vuol dire che non hai idea di dove sia il mondo. Ma è tutto così, sono tutti provvedimenti di questo genere. Questo è quello di cui si sono occupati loro.
e per questo non è stato possibile occuparsi delle proposte che facevamo noi. Ho letto qualche giorno fa, e vado alla conclusione, vi ringrazio, ho letto qualche giorno fa Conte che diceva: bisogna detassare le aziende che non mettono le persone in cassa integrazione. Ma complimenti, ma veramente. Una delle primissime proposte che ha fatto Fratelli d'Italia, ma proprio sul decreto Cura Italia, era: va bene pagare la cassa integrazione, ma noi dobbiamo dare il messaggio agli imprenditori: resistete, garantite la continuità, lo Stato sarà al vostro fianco, non mollate. Per cui bene la cassa integrazione, ma secondo noi lo Stato dovrebbe dire: caro imprenditore, se hai necessità di mettere le persone in cassa integrazione pagheremo la cassa integrazione, ma se decidi di non mettere i tuoi dipendenti in cassa integrazione lo Stato darà a te l'equivalente dell'80% di quanto gli costerebbe pagare la cassa integrazione, e ti dà il segnale che se tu resisti e tu ci credi, anche lo Stato ci crede con te. Bocciato 3 volte, neanche l'hanno letto. Poi arriva Conte e dice: ma sai che ho pensato che quasi quasi potremmo... ma sapete leggere? Le cose che proponiamo le sapete leggere? Poi dice: no, però venite a parlare, ci vediamo a Villa Panfili, ci mangiamo una tartina, un po' di musica di Elisa, du cornamuse, e parliamo del futuro dell'Italia. E certo, perché noi andiamo lì a prendere i pasticcini col tè, non ci interessa prendere il tè con i pasticcini, ci interessa parlare di cose concrete. Le cose concrete noi le portiamo in Parlamento, in Parlamento pretendiamo che vengano lette e discusse e che ci si assuma le responsabilità dei voti che si fanno in Parlamento. Non ci interessa andare lì a bere i cocktail e a mangiare le tartine, questo a noi non interessa. E tra l'altro, scusatemi e concludo davvero, ma anche la roba di convocare questi stati generali per dire praticamente all'universo mondo, c'erano tutti, i vertici europei, i vertici del sistema finanziario, dei mondi produttivi, e il messaggio che Conte col suo governo hanno dato è: non sappiamo che fare, ci potete dare una mano? Avete per caso qualche... Elisa, Fuxas, avete qualche idea da darci su come si possa far ripartire l'Italia? All'Europa! All'Europa! Mentre si fa la trattativa sul recovery fund, che è un po' come se io andassi in banca e dicessi al direttore di banca: senta, me li dà 100.000 euro? Dice: che ci deve fare? Non lo so, ma mo chiedo a qualche amico, magari una buona idea mi viene. Questo è come si stanno gestendo le cose al governo della nazione. Io ve lo dico in modo da farvi anche sorridere, perché è meglio ridere che piangere, però viene da piangere. Viene da piangere. E allora noi dobbiamo rimanere concentrati. A settembre si vota per le elezioni regionali, non vi riguardano, non ci riguardano direttamente come romani, ci riguardano quelle che arrivano appena dopo, prossima primavera, e anche lì siamo al lavoro, perché questa città merita qualcosa di più. E anche i romani, se 4 anni fa, vabbè, ne incontro tanti che mi dicono: ma noi volevamo tutti lei sindaco, sì, ma avete votato sempre qualcun altro. Perché uno si deve anche assumere le proprie responsabilità, le scorciatoie non esistono, esistono le proposte serie, e le proposte serie non sono mai: vi do 780 euro per stare a casa senza lavorare, o facciamo ripagare il debito pubblico ai partiti, queste cose che si dicono che sono buone per i titoli di giornale, ma non ci governi una città complessa come Roma. Quindi arriverà anche ovviamente il momento di Roma, e speriamo anche della Regione Lazio, visto il fallimento del suo presidente, anche presidente del PD, 2 fallimenti in uno, era veramente difficile. Si voterà invece a settembre per altre 6 regioni, nelle quali, in una tornata nella quale Fratelli d'Italia esprime 2 candidati alla presidenza, in Puglia e nelle Marche. Per cui dovete andare in vacanza in Puglia oppure nelle Marche a fare campagna elettorale anche voi sulla spiaggia, così ci date una mano, che solo io, tutti quanti, anche voi, così facciamo le vacanze in Italia, aiutiamo i nostri albergatori, riscopriamo le nostre bellezze straordinarie, perché
è anche un'occasione quella di rimanere in Italia, vedere le cose straordinarie che abbiamo, e lavoriamo per far vincere il centrodestra e Fratelli d'Italia nelle elezioni del prossimo settembre, così diamo un altro segnale casomai servisse in Italia per far capire da che parte stanno gli italiani e far capire che gli italiani non vogliono questo governo di persone barbicate dentro il palazzo, ma vorrebbero un governo di persone scelte da loro. Dateci questa mano e io penso che la democrazia in Italia tornerà molto presto, perché ci si può chiudere nel palazzo ma non ci si può barricare all'infinito, e a un certo punto sotto il palazzo il popolo arriva, e quando arriva devi uscire fuori, e arriverà quella stagione, arriverà molto presto. Intanto in bocca al lupo a noi, alla nostra nazione, all'Italia, a voi, alle vostre famiglie, alle difficoltà che guarderemo a testa alta e affronteremo a testa alta, perché noi siamo d'Italia e non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Ciao, buone vacanze a voi che le fate. Un applauso in fiori per Giorgia Meloni. Su con quelle bandiere. Un applauso ancora per Giorgia Meloni a Piazza Italia, notte di mezz'estate a Colle Oppio. Un logo, dai. Passate là, passate là.